Ciao a tutti amici di Evriai e benvenuti in questa nuova puntata di Cronache di un Nabbo in Trincea con la nostra rubrica Happy Gamer. Io sono ovviamente il vostro Felice e siamo oggi qui per perdere con onore perché utilizzeremo per la prima volta, finalmente, dopo innumerevoli commenti, il mouse e la tastiera per giocare ad un dannato FPS. Quindi se già diciamo sono abbastanza nabbo quando uso il mio controller, adesso raggiungeremo livelli di nabbaggine, ma non dico epici, di più probabilmente. Quindi restate sintonizzati con noi e godetevi lo spettacolo. Allora, ho intenzione di lanciarmi sulla mia amata modalità attrition o logoramento, che è l'unica, diciamo, che dove ho realizzato gli score accettabili a dei minimi livelli, ma sicuramente adesso faremo schifo su piani immensi e sconosciuti. Abbiamo una mappa che non ho ancora fatto. La mappa Belvedere, che sapete che gioco a Titanfall al 90% solamente con voi, cioè quando giriamo questi video. Quindi niente, proviamo la nostra mappa. Utilizziamo sempre il nostro equipaggiamento personalizzato con la nostra carabina, il nostro razzo pesante, la pistolina. Ah, ecco, ho sbloccato la volta scorsa, se vi ricordate la fine del video, l'abilità tattica Steam, che potenzia la rigenerazione della salute e aumenta la velocità, che va sostituita a quella dello stealth, insomma. La proviamo, nel senso che, boh, vediamo com'è. Se poi vediamo che, insomma, c'è qualche problema nella mancanza dello stealth, la modifichiamo e torniamo al precedente asset. Ok, sta per iniziare. Fortunatamente siamo entrati in un momento dove il countdown all'inizio non era i soliti 80 secondi infiniti. Perfetto. Ah, giusto, non ho fatto partire il magico timer o come alcuni di voi l'hanno chiamato nei commenti al video, il TTTTT, che effettivamente è il suono che produce. Che serve a non farmi andare avanti a giocare fino all'alba successiva del giorno a venire, quindi. Che poi perdo abituato a giocare per i fatti miei, con la mente che vaga, non si sa dove. Oddio, questa postazione da gamer PC sugli FPS non la riconosco mia. Io accetto ben volentieri mouse e tastiera in ogni cosa, ma con gli FPS sarà che non mi piacciono molto come genere, ma ormai lo sapete. Ma non mi trovo proprio bene. Ok, ecco qua la nostra tipa. Andiamo, prendiamo il nostro incursore. Mappa nuova, vita nuova, feed nuovo. Andiamo a feedare. Pilota, questa è una battaglia di logoramento. Elimina tutte le forze nemiche. Ok, di qua presumo. Beh, seguiamo i compagni di squadra. Che poi non sono compagni di squadra questi, ma. Ok, sfida completata addirittura. Ok, non sono abituato al fatto che usando il mouse col tasto destro, vedete, si blocca il mirino e premendolo ancora si disattiva. Sono più abituato, diciamo, a tenere premute, poi mollando il tasto destro il mirino, diciamo, ritorna in posizione standard, mettiamola così. Quindi qua devo abituarmici un attimo. Oh, questo è uno dei miei. Tizio che c'è qua se l'è data a gambe. Pam pam pam. Oddio, è esploso tutto. Vabbè, i bot riusciamo a ucciderli sempre, ragazzi, eh. In ogni dove, in ogni. Questo non era un bot, oh mio Dio. Ripristiniamo la vita un attimo. Oh mio Dio, via, via di qua.
No. Chi è che mi ha... Ah, c'era uno lì a lato. Guardatelo lì. Ah, mannaggia. Ah, che mirino figo che aveva quello lì. Tutto blu, luccicoso. Voglio anch'io sto coso qua. Mano quei mirini economici di COD. Quando giochi tipo le modalità sopravvivenze di Modern Warfare 3, ve la ricordate? E tipo i parti... Questo cosa fa? Contento lui. Contento lui. Fa delle cose sconce. Ok, non vado di lì forse. Vero che non mi sta inseguendo? Ok. Via. Attenzione, il nostro ci sono dei nemici. C'è ancora molto tempo per migliorarlo. Impegnatevi. Io mi impegno più che altro a non morire. Ah, uno dei miei, giustamente. Io prima sparo, poi controllo. No. La mia reattività è pari a quella di un procione dormiente. Entriamo col Titan. Ui! So perché col Titan muoio ancora prima del solito, quindi. Siamo in vantaggio, avanti così. Oh, c'è un tizio Kun qua. È un mio amico, ok. No. Come si usa la barriera col mouse e tastiera? Ah, ok, così mi sa. Ok, l'abbiamo. No. Via, diamoci la gambe. No. No! Perché? Perché? Pensavo ci fosse. Ragazzi, pensavo ci fosse qualcosa da quella parte. Perché sono così sfigato in questi giochi? Ma che Titan sostitutivo? Ma l'arma anti-Titan di grazia come la tiro fuori? Non si sa, lo scopriremo. Sfida, io faccio schifo e completo le sfide. Ovviamente il nome della sfida è tipo fare schifo livello 1. Qua c'è, ci sono dei bot qualcosa, li ho visti. No? A tutte le unità, la milizia è in vantaggio, ma possiamo riprendere il controllo della situazione. Ho ucciso Cinderblock. Mi spiace Cinderblock. No! No! Qua c'è la sfilza di bot. Ragazzi, non posso aiutarvi perché non so come tirare fuori l'arma del titano. Ah, grazie, era scritto lì, 3. Ok. Ce l'ho fatta. No. Ah, da dietro. Cinderblock si è vendicato. Titaniamoci. Magari stavolta non mi suicido giù dal precipizio. Potrebbe essere un buon punto di partenza. Esploso. Nemici. Proviamo di qua. Lasciamo il titano ad autoguidarsi. Sì. E rieccoci qua. Quanto stiamo facendo schifo? 2-6. Beh, uccidere i bot è la mia più grande soddisfazione in questo gioco. Davvero.
Mettete. Noi. Aia. Se quello mi vede sono. Sono carne da macello. Ok. Salve Spectre. Ok, esploso. Non ce n'è altri? No. Via la pistolina per nostro signore. Ma guarda, il mio Titan sostitutivo mi fa più far schifo di quanto già ne faccio io, quindi. Oh. Cambia l'arma, please. Quando mai? Quando mai non ci. Non ci arriveremo mai al punto vivi. Figuriamoci. A colpi di shotgun qua, guardate. E niente, abbiamo perso. Vabbè, abbiamo fatto 29 punti, dai, c'è chi ha fatto peggio. Allora, abbiamo ucciso 3 piloti, abbiamo distrutto un Titan, ucciso 13 scagnozzi, traduzione italiana OP. Siamo morti 6, vabbè dai, 6 volte siamo morti. Non abbiamo fiddato. In questa modalità, rispetto al alla modalità punti di controllo, è molto più importante, tra virgolette, non fiddare rispetto appunto a quella modalità. Dato che qua appunto i punti si basano su quello. Hai perso il passaggio. Mi spiace. Sono latina al nostro timer. Quanto è durata sta partita? Non si sa. È un mistero. Circa 10 minuti. Avviamone subito un'altra. Magari la mappa comunque non era male. Non era male. Speriamo che la prossima sia una mappa ancora inedita. Così mi piace esplorare queste nuove mappe. Allora, uccisioni. Siamo saliti di livello magari. Sì, no, sì, sì. Ok, sbloccati. Carta. Il mirino olografico per la carabina. Mi piacciono questi mirini. E semiautomatico da cecchino. Ok, direi che ho delle piccole cose da ascesa. Ascesa mi pare di averla fatta. Delle piccole cose da cambiare. Allora, teniamo la nostra carabina. Poi proviamo magari anche il cecchino così per sfizio. E ci mettiamo, allora, questa è Miri. Grazie alla sua configurazione rende facile acquisire i bersagli. Te il mirino AUG. Non lo so, quale dei due mi consigliate? Proviamo questo? Proviamo, non lo so. Silenziatore no, non mi piace. Ok. Proviamoci anche un kit secondo e ci mettiamo il cecchino. Ok, mettiamo il fucile da cecchino. Arma anti Titan questa, giusto? Sì, quella. Arma di riserva questa. Mettiamo occultamento, dato che siamo dei cecchini, insomma. Granata, mettiamo questa. Ah, ma è partito, vabbè. Spero l'abbia salvato, diciamo, in default. Ah, partiremo ora con la nostra carabina con il nuovo mirino AUG e vediamo un po'. Vediamo un po' come mi trovo. Sei meglio di quella patacca che avevo prima. Vediamo. Se ti fai dare un passaggio dal Titan di giocatore alleato, il suo scudo proteggerà anche te. GG. E quel tizio minaccioso che mi fissa e mi punta l'arma addosso. Riusciremo a vincerla questa, santo mistero. Me l'ha salvato, sì. Oh, proviamo col prima il nostro mirino OG. Bella la faccia cubica di questo android. Ah, ok, sì, me la ricordo sta mappa. Andiamo.
Ah, è quello là di prima che avevo visto. Che avevo visto al tizio tutto azzurrino. Eh dai, ingrandisce abbastanza bene. Proviamo. Cerchiamo i nemici. Ui. Tranzollo, eh. Ma non ci credo, li ho sparati in faccia. Sono riuscito a farmi uccidere. Quanto sono scarso. Vabbè, mi dicono che sto andando bene. Mi dicono che se perdiamo non è colpa mia, mi dicono. Mi segna anche le munizioni il coso azzurro lì. Ma abbiamo ucciso uno, meno male, ogni tanto. Ovviamente è uscito uno dalla porta. Ah, ci siamo vendicati, Cinderblock. Maledetto. Proviamo a salire di qua. Vediamo cosa c'è. Ah, guarda, lascia perdere il mio Titan che è meglio. Ma non c'è nessuno. Tu, riparate i tubi, chiamate l'idraulico, please. Pilota, il tuo Titan sarà pronto tra 15 secondi. Tizio che parla al pilota, ho capito, tranquillo. Stai sciallo e non mi mettere pressione che già sono nabo per conto mio. Per ora siamo terzi. Non lo resteremo. Ma la battaglia, la festa dov'è esattamente qua? È qua la festa, ok. No. Ok, abbiamo ucciso tutti i bot. Ora uscirà una persona reale e ci farà la festa proprio. Col lanciamissili davanti a quello. Entriamo nel Titan. Ok. Vediamo se riusciamo a concludere qualcosa. Che parte andiamo? Ah no, è il mio amico. Sembrava piovuto dal cielo. Oddio, ci stanno già mitragliando. Andiamo a passare di qua. Avanza un proiettile a T. Mi spiace. Oh, abbiamo fatto una cosa utile. Sì, con calma. Cosa fanno? Vabbè, appena scendiamo veniamo seccati. Siamo secondi. Davvero. Incredibile. Incredibile ma vero. No. Ma no, è già arrivato, cavolo, è stato rapidissimo. Oh mio Dio. Ma no! Che cavolo!
cosa. Un timbellinare nel mu. Ma esiste solo Cinderblock in sta partita? Non ho capito. 4-1-14-8. Entriamo nel Titan. No, non... Titanfall ha detto no. Ok, non mi sembra un buon posto dove passare poi. La deficienza di questi bot è assurda. Riesco a ucciderli pure io. Metti l'arma anti-Titan, please. Oh mio Dio. In fila erano sti bot. Esplode tutto. A tutte le unità, attenzione, stiamo perdendo la battaglia e abbiamo subito gravi perdite. E quando mai non stiamo perdendo la battaglia, scusami. Ho ucciso Spectre. Eric the Weirdo. Vabbè, almeno è uno diverso. da Cinderblock. Abbiamo evitato l'esplosione atomica e l'abbiamo fatto fuori. GG. Abbiamo perso. Che novità. Che novità, ragazzi. Abbiamo perso. Oddio. Non ce la faremo mai, credo. Abbiamo ucciso Cinderblock che provava a disseggiare la navicella, GG. Scappa, navicella, sì! Scappa! Sto gioendo per la sconfitta, vabbè. Ciao, amico mio. Non rimanere... J Camp Vala. Livello 10. Secondi, dai. 9 piloti uccisi, 48 punti, 2 Titan distrutti. Di 4 scagnozzi. Abbiamo ucciso più scagnozzi in assoluto. Wow. Siamo degli assassini di assassini di scagnozzi. Allora, vediamo un po'. Ha raggiunto il livello 10. Guarda, sale. 10. Elementi sbloccati, presentazione età. Puoi creare degli equipaggiamenti Titan personalizzati. Può essere utile. Ok ragazzi, direi che per questo episodio possiamo fermarci. Ho intenzione però di girare un altro episodio dove invece useremo solo, e dico solo, il cecchino, e ho paura sinceramente sui risultati che otterremo usando solamente il cecchino, però che dire, al massimo ci facciamo 4 risate. Non è andata poi così male anche usando mouse e tastiera, ma poteva andare peggio, mettiamola così. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, se avete qualcosa da dirvi rispondiamo sempre a tutti. E iscrivetevi al canale di EveryEye per vedere altri miei video e dei miei colleghi. E ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye.